Ecco le parole della nota soubrette Simona Tagli nell'intervista a Superguida TV. Una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello rimane la soubrette Simona Tagli che, come tutti ben sappiamo, ha raggiunto anche la finalissima del programma targato Mediaset. La donna si è di recente confessata alla testata Superguida TV, dove ovviamente ha parlato del suo percorso, di Perla Vatiero e di Beatrice Luzzi. In merito al suo percorso nella casa ha dichiarato: "Devo dire che nonostante sia entrata dopo in corsa, praticamente a 2 mesi dalla fine, è stato un successo comunque. Ho detto sì a Grande Fratello perché comunque, anche se per un periodo più breve rispetto alla durata totale del programma, significava un valido rientro televisivo. Un modo per portare Simona all'interno di un reality. Un rientro a Mediaset, un rientro in prima serata e su larga scala, molto importante." Continua dopo la foto, su chi ha fatto strategia e chi ha rivalutato, Simona ammette: "Tutti hanno cercato di fare della strategia. È un gioco, ci sta. C'è chi ci è riuscito meglio, chi meno. Sicuramente, come dicevo, Beatrice è stata una concorrente di altissimo livello. È una persona vera. Su chi mi ha deluso, preferirei non fare nomi. Tra le persone che ho rivalutato, c'è Greta. In lei ho visto una persona molto sensibile, quasi una bambina da proteggere." La frecciatina a Perla Vatiero, Simona nell'intervista a Superguida TV ha parlato di Perla Vatiero. L'ha elogiata ma secondo lei non meritava assolutamente di vincere. "Per me non avrebbe dovuto vincere Perla, ma non perché non avesse le caratteristiche per la vittoria, anzi. Perla è una persona che stimo tantissimo, una delle persone che più ho stimato all'interno della casa, una ragazza concreta, molto matura per la sua età. Per me, però, avrebbe dovuto vincere Beatrice, protagonista indiscussa di tutta l'edizione. Quando sono entrata, lo ammetto, io mi sono schierata dalla parte di Beatrice e ho sempre fatto il tifo per lei.